Il Signore sia con voi. Del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù, perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. E dicevano: costui non è forse Gesù, figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre. Come dunque può dire: sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro: non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna del deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore, lodi a te, o Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. La liturgia di oggi è ricca di insegnamenti sull'Eucaristia. In questo mese, abbiamo già ascoltato due settimane fa, il miracolo di Gesù della moltiplicazione dei pani, che questo miracolo è stato una preparazione a quello che è il discorso eucaristico di Gesù. Gesù che parla dell'Eucaristia, che è il vero pane dell'immortalità, e Lui è il vero pane, e il suo pane è la sua carne. E nell'Eucaristia parole difficili. I giudei, i suoi compaesani, siamo a Cafaro, non molto lontano da Nazare, siamo al nord ovest del lago di Genesaret o il mare di Galilea. Gesù fa questo discorso, siamo nella sinagoga, sinagoga era il luogo dove si riunivano per pregare, ascoltare la parola di Dio come le nostre chiese, e i giudei rimangono scandalizzati: ma questo che cosa sta dicendo? Anche la prima lettura è una preparazione a quello che è il mistero dell'Eucaristia. Vedete anche lì Elia viene sfamato con due pezzi di pane e percorre circa 550 chilometri a piedi. Vediamo che è successo ad Elia, perché questo episodio è questo scoraggiamento. E la seconda lettura, la lettera agli Efesini, ancora una volta la liturgia ci presenta il capitolo 4 lettera agli Efesini per dirti: se vuoi partecipare, mangiare dell'Eucaristia e partecipare alla vita eterna, comportati da cristiano. E San Paolo rimprovera gli Efesini, scrive questa lettera quando si trova in prigione, sta soffrendo, abbiamo detto la scorsa volta, siamo circa nel 62. San Paolo sta in carcere e scrive questa lettera alla comunità di Efeso. Efeso è una cittadina che si trova nell'attuale Turchia, sulla costa occidentale della Turchia, una città importantissima. Sono stati molti santi, sono venuti da Efeso, e dove c'è stato anche un famoso concilio, il concilio di Efeso del 431, Madonna proclamata Madre di Dio, dove ha vissuto San Giovanni Battista, San Giovanni Evangelista con la Madonna per tanti anni. E quindi scrive questa lettera importantissima, concretamente, dice San Paolo: comportatevi da cristiani, non ci siano in voi maldicenze, risentimenti, rancori, odi, ida, ira, ma imitate Cristo che ha perdonato, perché se tu non perdoni, non usi carità, Dio non perdona te. E non puoi partecipare all'Eucaristia. Come puoi andare a prendere il corpo di Cristo quando tu odi un tuo parente, i tuoi genitori, non ti parli con una persona, giudichi e punti il dito? E lo dice San Paolo, è una lettera molto forte.
più volte la liturgia ci ha rappresentato questo capitolo quarto della lettera di Efesini. Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito di Dio. Sì, quando vivi nell'impurità, sei un adultero, quando guardi pornografia, hai peccati impuri di omosessualità, peccati che gridano vendetta con lo Spirito di Dio, lo dice il Papa, San Pio X in modo particolare, il Catechismo, peccati di sodomia, così si chiamano anche. Quando tu vivi nel peccato, in te c'è risentimento, rancore, vendetta, tu non sei cristiano. Lo Spirito di Dio, Dio in te, fugge via, si rattrista, va via. Questo è il peccato mortale. Quando Dio in te va via, perché non piace a Dio. Allora, con il quale foste segnati nel giorno della redenzione, col battesimo, il sacerdote ti ha consacrato a Dio, sulla tua fronte ha segnato la croce di Cristo, sei stato segnato. Scompaia da voi ogni asprezza, ogni sdegno, ogni ira, grida e maldicenze con insorna di malignità. Peccati molto attuali. Questo succedeva anche nelle prime comunità, perché gli Efesini erano un popolo non ebreo, non venivano dal popolo di Israele, erano pagani, quindi erano da poco convertiti, e quindi con sé si portavano tanti vizi, tanti difetti, tra cui anche quelle dell'impurità. E San Paolo lo dice nei tre Efesini: se tu hai accettato Cristo, devi cambiare modo di vivere, devi diventare una nuova creatura, e soprattutto in te non ci deve essere la malignità, l'ira, la discordia, che non fai altro che criticare il tuo fratello dalla mattina alla sera, e ti questi risentimenti era ancora. Che razza di cristiano sei, dice San Paolo. Siate invece benevoli, volete il bene dei vostri fratelli, gli uni verso gli altri, misericordiosi. Che se tu non sei misericordioso, Dio non ha misericordia per te. Misericordia, avere il cuore pieno di amore e di pietà verso i fratelli, non stargli sempre a puntare il dito contro il tuo fratello, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi. Lo dice anche il Padre nostro: rimettano i nostri debiti come anche noi li rimettiamo. Se tu non perdoni, Dio non perdona i tuoi peccati. E quindi è fondamentale. Fatevi dunque imitatori di Dio, cioè di Gesù, che ha donato se stesso per noi sulla croce. Questo è il cristiano. Allora quindi tu puoi partecipare all'Eucaristia. Come ti puoi accostare all'altare, corpo di Cristo, amen, quando tu invece stai in peccato grave? Lui San Paolo ricorda le lettere dei Corinzi, capitolo 11, se in mezzo a voi non ci sono alcuni cristiani, scrive la comunità di Corinto in Grecia, alcuni si sono morti ammalati gravemente perché hanno mangiato e bevuto indegnamente il corpo e il sangue di Cristo, fate prima bene l'esame di coscienza, prima di accostarvi all'Eucaristia, che quello non è pane, ma è Gesù, è la carne di Cristo che entra in te. E San Giovanni Crisostomo dice: quando tu ricevi l'Eucaristia in peccato mortale, non fai altro che consegnare Gesù a Satana, come Giuda, sei un traditore. E quindi per questa liturgia ci presenta questo bellissimo testo di San Paolo. E la prima lettura ci presenta un episodio bellissimo e grande, profeta Elia. Elia dall'ebraico Elijah vuol dire Yahweh Dio, perché Elia da poco aveva combattuto contro gli stregoni sul Monte Carmelo. Siamo circa 700 anni prima di Cristo, da quella perfida della principessa Jezabele, la moglie di Acab, re di Israele, e la quale era pagana, apparteneva ai popoli fenici, i famosi filistei, la quale adorava Baal, da cui deriverà Belzebul, cioè un demonio. Quella era la sua divinità. E Elia, sul Monte Carmelo, li ha sfidati, e un fuoco è sceso dal cielo e ha bruciato all'istante tutti i 450 stregoni di Baal, perché la stregoneria è un peccato che grida davanti a Dio, che va dai maghi, fa sedute spiritiche, la cartomanzia, fa magia, sta in peccato mortale, peccati pericolosi che causano anche la possessione, i disturbi diabolici, le vessazioni. Ecco perché Elia li ha affrontati e Dio li ha puniti. E Jezabele, la principessa, la moglie del re Acab, voleva uccidere Elia per vendicarsi. E Elia fu costretto, dovete scappare via dal Carmelo e andare verso sud, verso probabilmente Gerusalemme, da Monte Carmelo, che sia vicino, e che siamo quindi vicino al Libano, al nord di Israele, vicino alla città di Haifa, si sposta verso sud, percorrendo 160 km a piedi.
arrivando probabilmente nel deserto di Giudea verso il Mar Morto, e gli chiede: Signore, fammi morire, non ce la faccio più. Perseguita, si mette sotto questo ginepro, una ginestra, la nuova traduzione, e chiede di morire. Signore, non avere paura. Lì, ecco l'immagine dell'Eucaristia. Prendi questa focaccia per due volte. Quella focaccia dà la possibilità di percorrere 550 km a piedi, 40 giorni e 40 notti, cioè dalla Gerusalemme per arrivare al monte Oreb, che sta in Egitto, nella penisola del Sinai, sono circa 550 chilometri. E percorre, è impossibile percorrere tutti questi chilometri con due focacce, sì, e che sono immagini dell'Eucaristia. L'Eucaristia ti dà la forza, come Elia, che viene in questa focaccia, che viene donata a Elia da un angelo, il pane degli angeli, l'Eucaristia, e la forza per affrontare, di andare avanti, di fronte a questa perfida regina, che poi fece una brutta fine, come è stato poi profetizzato ad Elia. Gezabele fu scaraventato giù dal tetto, praticamente della sua abitazione, da un generale che era insopportabile, e fu poi praticamente consegnato, divorato dai cani. Però ha fatto una bruttissima fine, era una strega, e ha meritato quello che meritava. E quindi Elia dovette quindi fuggire, a scoraggiare, non scoraggiare, prendi questo pane, così per noi. Quando ti senti perseguitato, qualcuno dice: ma prendi l'Eucaristia, chiaramente con la coscienza pulita, quelli prima a confessarti, perché quello che ti dà la forza per andare avanti. Se la prendi bene l'Eucaristia, sei consapevole di quello che stai facendo, dice San Pio X nel Catechismo. Prima di dire l'Eucaristia devi fare l'esame di coscienza, e devi essere consapevole che cosa stai facendo. Non è un pezzo di pane. La Chiesa, tra l'altro, dopo la pandemia, ha ricordato che il modo normale di ricevere l'Eucaristia è sulla lingua, non sulle mani. L'ha detto alla Conferenza Episcopale Italiana il nostro cardinale di Bologna, che è il presidente. In modo ordinario, soltanto dove c'è il rischio, e decide il vescovo se c'è il rischio, non noi, e sulla lingua. Perché? Perché quello non è un pezzo di pane, è il corpo e il sangue di Cristo, c'è l'umanità e la divinità. Questo è la mia carne. Tu credi che quello non è un pezzo di pane? Come ti degni di riceverlo con le mani sporche, addirittura ricevere il Santissimo? E questo ce lo ricorda, ecco il discorso di oggi del Vangelo. Difficile, i giudei non riescono a capire, ma com'è possibile? Che cosa stai dicendo? Noi ti conosciamo, tu sei figlio di Giuseppe e di Maria, così via. E Gesù dice: io sono il pane. Un discorso difficile, molti rimangono scandalizzati, vedremo domenica prossima, a dire la stessa, alcuni apostoli trovano difficoltà a accettarmi, questo che sta dicendo Gesù. Quello non è un pezzo di pane, come fa qualche prete, quello è Gesù, vive e vero. E dice: ma costui non è forse... Di lui noi conosciamo il Padre. Come posso dire? E Gesù legge nel loro cuore, come succedeva con Padre Pio, che aveva il dono della scrutazione dei cuori, legge nella loro anima. Perché state mormorando? State parlando male di me? Nessuno può venire a me se non lo attiri il Padre mio. Parole tremende. Se tu non sei attratto da Gesù, non ami Gesù nell'Eucaristia, perché non hai conosciuto il Padre, sta dicendo Gesù. Tu non ami Dio, tu sei un ateo. Ecco perché lo maltratti l'Eucaristia. Sei un ateo, vai in chiesa soltanto per tradizione, ma non ami Dio. Non avete conosciuto il Padre. Si arrabbiano i liberi, quando i giudei, quando sentono i suoi compaesani, il suo discorso. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi anche tu risusciterai se riceverai degnamente di Gesù. Degnamente Gesù, altrimenti per te non ci sarà la risurrezione, ma la condanna eterna. E poi Gesù cita i profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Che chi sta citando? Sta citando il profeta Geremia, che dopo il castigo dell'esilio babilonese, verso la fine del libro del profeta Geremia, che mi ha ascoltato qualche giorno fa, il profeta incoraggia il popolo. Dopo la purificazione, il Signore promette, ecco, la sua presenza nel popolo, che darà la forza per andare avanti. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui, che ha ascoltato il Padre, cioè i comandamenti di Dio, e imparato i comandamenti di Dio, li metti in pratica, vieni a me. Perché se tu non obbedisci i comandamenti di Dio, non hai risentimento o rancore, o rubi, sono imbroglione, o dichiari il falso, non dire falsa testimonianza, maledetta lingua che dice il falso, facendo il male al prossimo, tu non andrai mai da Gesù. Tu non riconoscerai mai nell'Eucaristia la presenza di Gesù, perché è soltanto un pezzo di pane per te. E vedrai poi nel giudizio di Dio che cosa sarà di te il giudizio di Dio.
non perché qualcuno abbia visto il Padre, dice Gesù, ma soltanto colui che viene dal Padre. Qui Gesù ancora una volta manifesta la sua divinità. Io e il Padre siamo una cosa sola, io vengo dal Padre. E Gesù quindi manifesta la sua eternità col Padre. In verità vi dico, questa espressione che ricorre nel Vangelo di San Giovanni è un giuramento. Io vi giuro, chi crede alla vita eterna, chi crede in Gesù alla vita eterna. E dice quindi, io sono il pane della vita, io nutro, do senso alla tua vita, ti do forza per affrontare ogni difficoltà, sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna, siamo 1200 anni prima di Cristo, al tempo di Mosè, e sono morti, ma questo pane vale per la vita eterna, perché è l'Eucaristia. Questo pane è disceso dal cielo perché chi ne mangia non muoia eternamente. Chiaramente fa riferimento alla vita dell'aldilà, cioè la salvezza dell'anima. Perché chi non si nutre di Gesù, vive in peccato, morirà dannato all'inferno. Questo vuole dire, Gesù lo ricorda spesso questo, e soprattutto San Giovanni nelle sue lettere cattoliche. Io sono il pane vivo, di Gesù, quando ripete gli stessi concetti, tante volte. Questo perché alcuni eretici negano la presenza reale di Gesù, dicono, no, ma quello è un discorso allegorico di Gesù, bugiardi. Perché sia la tradizione, ma gli stessi apostoli hanno compreso bene il discorso di Gesù, hanno difficoltà, infatti rimangono scandalizzati. Ma questo che cosa dice? Non è un discorso allegorico, a te non si sarebbero rimasti scandalizzati. Io di nuovo sono disceso dal cielo. Chi, se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne. Parole forti, sax in greco, la mia carne. Espressione che ha scandalizzato, vedremo domenica prossima, dice, ma che cosa sta dicendo questo? Difatti i primi cristiani furono accusati di cannibalismo, così l'impero romano accusava i cristiani, uscissi alcuni divorati dalle belve, venivano, sono stati martirizzati, perché voi che dite, voi siete incestuosi, perché parlate dell'amore fraterno e siete cannibali, perché dite di mangiare la carne di un certo Cristo. Quindi i primi cristiani furono accusati di questo, quindi avevano compreso bene l'insieme in Gesù. E credevano, invece alcuni eretici ancora adesso, no, non è vero, Gesù non è presente, l'Eucaristia è soltanto un simbolo di comunione, bugiardi. Ecco perché è importante la tradizione, e fin dall'inizio la Chiesa, i santi, soprattutto San Paolo, tutti i santi, i padri della Chiesa, San Policarpo, San Ireneo di Smirne, tutti i padri della Chiesa hanno parlato dell'Eucaristia come veramente la presenza reale di Gesù. Sangue e corpo e sangue, anima, tutta la sua divinità è presente nell'Eucaristia. E quindi Gesù quindi scandalizza, sì, questo è la mia carne, io sono presente lì in maniera chiaramente mistica, in maniera soprannaturale, e difatti i miracoli eucaristici testimoniano tutto questo. Stanno in Italia 112 miracoli eucaristici, ma stanno aumentando in tutto il mondo, dove quell'ostia improvvisamente diventa carne, come quello di Lanciano, miracolo dell'VIII secolo, il sacerdote ha avuto un dubbio, l'ostia all'istante diventa carne umana, che ancora adesso è presente, cellule vive, fibre di un cuore umano, di un uomo, gruppo sanguigno AB, come lo stesso della sangra simile. Ancora sono cellule vive, dopo secoli sono cellule vive. Miracoli eucaristici, ma sono tantissimi altri miracoli eucaristici. Miracoli eucaristici di Siena, di Cascia, dove l'Eucaristia diventa veramente corpo e sangue, e tantissimi miracoli ci sono stati con l'Eucaristia, tanti, a testimoniare, a rafforzare, a corroborare la nostra fede nell'Eucaristia, perché Gesù, per farti comprendere quanto ci ama, si dona totalmente a te. E tu come lo ricevi? Ecco la seconda lettura delle fessine. Quello che chiediamo al Signore, di ricevere degnamente l'Eucaristia, di ricevere con tanta devozione, con tanto amore, e soprattutto con Maria, perché la Papa San Giovanni Paolo II ha dedicato una bellissima enciclica sull'Eucaristia, da leggere, meditare, Ecclesia di Eucaristia, in chiedere alla Madonna, dice il Papa, insegnarci a ricevere degnamente Gesù, come lei l'ha ricevuto per primo nell'Annunciazione, perché Gesù è entrato in lei nell'Annunciazione, così chiederà a lei l'umiltà per poter ricevere l'Eucaristia, la purezza, castità, purezza, e soprattutto il perdono, perché come Gesù ha perdonato a noi, così anche noi dobbiamo perdonare i nostri fratelli. Siano lodati Gesù e Maria. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio.